Spero che la cattiva notizia non vi crei sconforto. In realtà io la vita la vivo giorno per giorno. Mi solleva questo vostro modo di pensare. E comunque, ero venuto qua anche per un altro motivo. Perché vorrei portarvi in un posto per me molto importante, ma anche segreto. Sono contento che mi rendete partecipe della vostra vita. Voi non sapete da quanto tempo mi porto dietro questo fardello e che me ne devo liberare. Comunque, ora devo fare ritorno al castello. Ne riparliamo la prossima volta. Non vedo l'ora. Comunque, grazie della visita. È stato un piacere.